Questo video non è per tutti. Oggi con Danza con Gio voglio fare una cosa un po' particolare, ma voglio fare anche una premessa. Come avrete capito dal titolo, oggi si parlerà di scarpe da punta, come sceglierle, quali scegliere, a cosa bisogna dare retta quando si sceglie un paio di scarpe da punta, ma come dicevo questo video non è per tutti, in quanto le scarpe da punta, come ho già detto per quanto riguardava i regali di Natale per i ballerini, vi lascio qua sopra il video di riferimento, non sono giocattoli, quindi non vanno regalati ai bambini così perché hanno voglia di metterle o di provarle, non vanno regalati alle persone che desiderano da sempre fare le ballerine se non le hanno mai messe, perché possono causare dei danni veramente irreversibili e gravissimi ai vostri piedi, alla vostra schiena, alla vostra postura e quant'altro. Si possono indossare solo se col vostro programma di danza già le indossate, se le indossate correttamente, se vi è stato insegnato come indossarle, come allacciarle e via dicendo. Quindi questa è la premessa, lascio a voi la responsabilità di proseguire con questo video, magari può interessare forse a chi ha intenzione di regalare un paio di scarpe da punta a qualche amica o qualcuno insomma che ne fa uso. Detto ciò, in questo video io vi do un sacco di consigli per acquistare le scarpe da punta, che sembra un compito molto semplice ma in realtà non lo è per niente. Consigli o sconsigli per acquistare il miglior paio di scarpe da punta che voi possiate indossare, e parlo sempre per chi già le indossa. Prima cosa da sapere: non comprate scarpe da punta online alla cieca se il vostro piede è in continuo cambiamento e se normalmente voi cambiate la marca di punte regolarmente. Fate acquisti online solo se sono anni che utilizzate lo stesso paio di punte e che il vostro piede non cambia forma. È sempre meglio preferire i negozi, perché lì c'è sicuramente un supporto di una commessa informata e acculturata in merito, che vi può sicuramente consigliare molto di più di un sito dove magari ti dicono giusto la pianta e la durezza della suola. Quindi assolutamente online solo in caso di emergenza. Il consiglio numero 2 che vi do è fidarsi delle proprie sensazioni. Quando infilate una scarpa da punta, ascoltate il vostro piede e cercate di capire se e dove stringe, se e dove batte il piede, se e dove invece il piede naviga e sta troppo largo, se la calzata è diversa rispetto a quella a cui siete abituati, se è comoda tra virgolette, ma di questo parleremo tra qualche punto. Il consiglio numero 3 è soprattutto per i neofiti del tema, riguarda in generale la calzata della scarpa da punta. Non fate riferimento a informazioni su cui vi basate appunto per acquistare un qualunque altro tipo di scarpa, quindi dimenticate il vostro numero di piede, dimenticate la differenza che fate tra una scarpa e un'altra sempre per quanto riguarda il numero, la pianta o la calzata in generale. La scarpa da punta non è una scarpa da andare in giro, quindi è sicuramente una scarpa sul quale bisogna avere una cura diversa, sul quale bisogna avere informazioni diverse. Vi faccio l'esempio personale: ho sempre preso un numero o un numero e mezzo, due in più della scarpa da punta rispetto al numero di scarpa che normalmente porto, perché mi andava comodo così. C'è gente che so che prende un numero in meno, c'è gente che so che prende il numero giusto e che ha fortuna e che sa esattamente qual è il suo numero di scarpe da punta. A me è capitato anche di cambiare numero di scarpe da punta in base al modello, quindi non basatevi sulle informazioni che già sapete sul vostro piede. La scarpa da punta è un discorso a parte. Consiglio numero 4: il piede non deve stare né troppo comodo né troppo stretto. Sembrerà una cosa assolutamente assurda, perché comunque il piede all'interno della scarpa da punta deve poterci salire senza dolori e via dicendo, ma sta di fatto che la scarpa da punta già in principio nasce come un tipo di calzatura che non è particolarmente comoda, quindi non deve essere né troppo fastidiosa, quindi non deve avere i difetti sopracitati, quindi non deve battere troppo il piede da una parte piuttosto che dall'altra, non deve stringere troppo, ma non deve nemmeno essere la De Fonseca di turno, perché se uno per stare comodo si prende, per dire, due numeri in più del proprio paio di punte, andrà a finire che poi smollandosi, perché comunque le punte sono anche un tipo di scarpa che si smolla facilmente se usate correttamente
e usate abbastanza spesso, soprattutto vi ritroverete veramente con le ciabatte, e il che creerà un gravissimo rischio per quanto riguarda le vostre caviglie, la vostra schiena e in generale la vostra sicurezza quando ci salite sopra. Poi dipende sempre da cosa ci dovete fare, ma in ogni caso è sempre meglio che non sia troppo comoda. Tenete sempre conto, quando infilate una scarpa da punta per la prima volta, che si smollerà. Quindi se avete quel leggero fastidio, non fateci troppo caso, passerà, vi assicuro che passerà. Consiglio numero 5, quando provate la scarpa da punta, se vi è concesso dal commerciante, io parlo sempre di un contesto nel quale voi acquistate la scarpa da punta in un negozio, poi la cosa si può anche valutare quando acquistate online, anche se non sono molto d'accordo, ma la suola della scarpa da punta, quando ci salite sopra, sempre che vi sia concesso di farlo, non deve piegarsi troppo. Questo perché la suola in realtà gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda il sostegno della caviglia, tanto quanto possono essere i lacci o il puntalino. Se la suola è troppo molle per il tipo di piede che avete, significa che dovrete buttare quel paio di punte tempo un mese, perché la suola non vi reggerà più adeguatamente il piede, non riuscirete più a salire abbastanza bene in punta e rischiate di rollare in avanti con il collo del piede. Motivo per il quale chi ha molto collo del piede, queste ragazze fortunate, hanno sempre bisogno di prendere una suola molto rinforzata in modo che questo non accada. Sicuramente una suola un po' più molle, tra virgolette, un po' più morbida può aiutare invece chi ha poco collo del piede per farlo lavorare gradualmente sulla scarpa da punta, che comunque non è facile per chi ha un piede particolarmente piatto. Un consiglio fondamentale per quanto riguarda le scarpe da punta è non badare a spese. Le scarpe da punta costano, io ve lo dico proprio in principio. Le scarpe da punta sono forse di tutta l'attrezzatura da ballerina che potete pensare la cosa più costosa, ma anche più importante per quanto riguarda la danza classica, ovviamente. Non bisogna badare a spese perché è in gioco la vostra sicurezza, quindi se il tipo di scarpa da punta che vi va bene, che è perfetto per il vostro piede, costa, per dire, un centinaio di euro, mentre quell'offerta in sconto costa 25 euro ma la scarpa da punta non vi va assolutamente bene, date la priorità alla vostra sicurezza e alla vostra salute, perché è importantissimo che la scarpa da punta, piuttosto ci andate a spendere qualche soldino in più, ma che vi duri di più soprattutto, e che non vi faccia incorrere in terribili incidenti dovuti alla scarpa sbagliata. Quindi se potete pensare di investire un centinaio di euro in un paio di Nike, potete farlo tranquillamente anche per un paio di punte, anche perché poi la sensazione è molto più bella. Appunto, parlando di marche famose di scarpe, un ultimo consiglio che vi do è di non seguire le mode. Come ho detto e stradetto, la scarpa da punta non è una scarpa per andare in giro, non è una scarpa che va di moda. Però capita che magari parlando con le proprie compagne si senta dire da più di una: ah, la Block è la scarpa più comoda del mondo, ah, la Porcelli, io non vivrei senza le Porcelli, le Russian Class, che meraviglia. Però non a tutti va bene lo stesso paio di punte, motivo per il quale non potete andare in un negozio e pretendere quel tipo di scarpa quando magari sulla vasta gamma di modelli che può proporre quella marca non ce n'è neanche uno che va bene per il vostro piede. Vi accorgerete con il tempo che ogni marca di punte ha una sua forma peculiare, delle sue caratteristiche peculiari che possono andare bene a voi e male a qualcun altro e viceversa. Quindi ognuno ha la sua scarpa da punta. Questa è una cosa che io trovo bellissima, perché vi rende unici in un certo senso. Questi erano i miei consigli per acquistare un paio di scarpe da punta. Magari adesso con l'anno nuovo ne avrete bisogno, e sono sicura che nel tempo questo video potrebbe essere utile a molti di voi che mi seguite. Quindi se vi sono stata utile, lasciatemi un pollicino in su e commentate scrivendo la vostra marca di punte, così ne discuteremo insieme. Magari l'ho provata anch'io, oppure un tipo di scarpa che non ho mai provato e che mi incuriosisce. Mi raccomando, se pensate che questo video possa essere utile ai vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se volete fare qualcosina in più per me, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo il 28 gennaio con l'ultimo appuntamento del mese con i preferiti di Gio. Invece con il prossimo Danza con Gio ci vedremo il 2 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!